buongiorno a tutti. Siamo qui per la 32esima edizione della rassegna teatrale CEDAC. Sicuramente, insomma, anche quest'anno siamo convinti e contenti di proporre un bel calendario alla nostra città. Abbiamo praticamente la certezza di registrare il tutto esaurito con queste sei, insomma, bellissime date, con veramente otto date con dei titoli sicuramente di altissimo livello. Sono stata sgridata per le repliche, ma vi stupiremo, perché io ho sempre sostenuto un incremento di contributi laddove appunto ci fosse la possibilità di avere delle repliche, soprattutto cercando magari di far partecipare i più giovani, e quindi già in passato abbiamo proposto qualche spettacolo alle scuole, quindi Valeria dovrai sostenerci, aiutarci in questo. Sicuramente è importante far avvicinare le giovani generazioni al teatro, lo facciamo con i più piccoli, con la rassegna teatrale Mamma e Papà andiamo a teatro, gestita dalla Mediterrarte, e quindi riteniamo, insomma, che anche con i ragazzi più grandi possa essere un bel momento di cultura, ecco, di una loro mattinata fuori da scuola. Io non voglio parlarvi nello specifico del programma, ma ringrazio anche quest'anno sicuramente il Cineteatro Olbia. Grazie per collaborare con noi per questa rassegna, perché la rassegna appunto è frutto dell'unione sia del contributo della pubblica amministrazione, dei contributi della Regione Sardegna e della parte appunto che viene ricavata dalla sbigliettazione, quindi per sostenere anche i costi della sala. In effetti riteniamo che otto spettacoli ad un prezzo di 110 euro siano assolutamente un prezzo accessibile e che possa veramente riuscire a soddisfare un po' tutti e, insomma, a far avvicinare tutti agli spettacoli. Quindi sono otto, stiamo parlando di circa 20 euro comunque a spettacolo, neanche. Gli avvenimenti sono stati riconfermati, quelli ancora non siamo partiti, però, no. Una parte, sì, il 75%, una parte viene una parte libera viene lasciata sempre, esatto. Sì, assolutamente. Sì, non lo escludiamo, ci sono delle date che sicuramente meritano una replica. Allora, in realtà lo meriterebbero tutte, però, insomma, non neghiamo che ci sono delle serate in cui la richiesta è maggiore, magari dove ci sono gli attori più famosi, dove c'è maggiore interesse, e in quel caso, per esempio, mi viene in mente la serata del 19 aprile, e lì è già buttato l'occhio, può essere anche interessante proporlo ai ragazzi delle scuole superiori. Poi adesso passo la parola a Valeria, grazie a Valeria per la pazienza che mi rincorre sempre, però ciabattoni e niente, io auguro a tutti una buona stagione teatrale CEDAC 2024, perché ormai tutti gli spettacoli partiranno dal 12 gennaio. Grazie Assessore, grazie a chi ci ascolta e chi ci segue, al Comune di Olbia che aderisce al circuito appunto da 32 anni. Sono un momento importante, sono tre decenni in cui sicuramente si è evoluta la storia dello spettacolo dal vivo e anche delle politiche locali relativamente alla cultura. Colgo subito, mi aggancio subito a quanto detto dall'assessore, noi siamo assolutamente disponibili a creare ad accogliere la proposta di lavorare con i ragazzi, perché per noi i ragazzi sono ovviamente gli adulti del domani e anche gli spettatori del domani. Lo spettacolo dal vivo è una realtà fragile, sempre più fragile oggi nell'accoglienza. E abbiamo bisogno di continuamente di far innamorare le nuove leve, le nuove generazioni, e aiutandoli anche a diventare, diciamo, grazie alla forza sociale di questa
di questa disciplina dei cittadini migliori. Lo dico perché sempre di più si sente l'esigenza di mettere l'accento sulla formazione del giovane, del ragazzo, dell'adolescente. Pippone è finito. Gli 8 spettacoli sono sicuramente disegnati, come dire, cercando di ascoltare il nostro pubblico di Olbia, che sottolineo segue sempre con grande attenzione e passione la stagione, il cartellone. E anche in rispetto alla struttura del cinema Teatro Olbia che ci accoglie. Inizieremo il 12 di gennaio con una freschissima attrice, Anna Gaia Marchioro, freschissima perché non soltanto diciamo giovane ma anche pungente nell'utilizzo della lingua italiana. Infatti lo spettacolo sarà veramente una sorta di one woman show che sfiora la stand-up comedy. L'oggetto dello spettacolo sarà la lingua e l'evoluzione della lingua in questa contemporaneità. Un testo nuovo scritto appositamente per Vanessa Scalera sarà La sorella migliore, come secondo titolo di prosa. La Scalera è una grandissima attrice, non soltanto conosciuta diciamo attraverso la televisione, ma è una bravissima attrice di teatro, e ha dedicato molte attenzioni a questo progetto che appunto è stato disegnato su di lei. Insieme a lei ci sarà anche Daniela Marra e Michela Martini, quindi uno spettacolo veramente tutto al femminile. È una grande potenza al femminile, sarà anche Vicini di casa, che è una commedia spagnola che ha vinto anche il biglietto d'oro proprio per l'accoglienza del pubblico. L'autore è Ches Guy, e la compagnia molto numerosa sarà, come dire, cappeggiata da Amanda Sandrelli, ma insieme a lei ci saranno anche Gigio Alberti e anche tantissimi altri attori molto affiatati. Come diciamo tributo alla produzione locale saranno Rossella Fa e Fabio Marceddu, che interpreteranno l'ultimo libro di Francesco Abate, una storia dedicata alla madre, ma insomma diciamo alle madri italiane. E poi mi fa piacere riportare dopo tanto tempo, quest'anno sono 10 anni dalla morte di Mattia Torre, un autore precocemente scomparso, un genio della penna teatrale italiana, e questo fu il suo primo testo scritto, 456, che divenne anche una famosissima sitcom. Il cast è lo stesso di 10 anni fa, veramente fulminante, molto ironica e sarcastica. Un momento dedicato alla memoria invece sarà quello con Cinzia Spanò, che è già venuta a Olbia tanti anni fa riscuotendo grande successo con il suo lavoro originale legato alla mitologia greca. Questa volta invece sarà una figura di donna, la prima direttrice di musei in Italia, in epoca fascista, durante la Seconda Guerra Mondiale, Palma Bucarelli, e l'altra Resistenza. Chiudono due spettacoli completamente differenti. Emilio Stolfrizzi sarà il protagonista di una delle più noti titoli delle commedie della seconda metà del Novecento, L'anatra all'arancia, mentre lo storytelling prenderà corpo appunto a chiusura della stagione il 19 di aprile con Number 23, dedicato alla vita di Michael Jordan, che è la passione della pallacanestro di un autore, di un giornalista, scrittore molto amato, che è Federico Buffa, accompagnato come sempre dai suoi musicisti di riferimento. Non continuo con le descrizioni perché il teatro deve essere visto e goduto. Io lascio la parola al nostro referente Cesare Lombardo, che
darà delle informazioni tecniche. Andiamo sulla parte tecnica. Allora, come sempre avremo l'abbonamento che sarà del costo di 110 euro. Il biglietto singolo verrà 16 euro e quindi con l'abbonamento si ha modo di avere non solo lo stesso posto, ma poter risparmiare quasi l'equivalente di un biglietto sicuro. Parlando degli abbonamenti, partiremo direttamente da domani con la campagna di rinnovo abbonamenti. Quindi domani ti possono chiamare? Da domani siamo pronti a rinnovare gli abbonamenti, quindi già noi faremo tutta la nostra campagna di messaggistica e chiamate per avvisare già i nostri abbonati. Domani 7. 28 773. Campagna di rinnovo abbonamenti andrà dal 7. Come? No, quello no, perché a teatro popcorn si evitano. Però allora, dal 7 al 23 dicembre faremo la campagna di rinnovo abbonamenti. Che questo sì. No, Maria, ora beh, no. Però dipende dalla tournée dove arrivano e che giro fanno. Quindi non so se l'avete segnato, perché è molto importante questo. Quindi dal 7 fino al 23 dicembre la campagna di rinnovo abbonamenti. Dal 7 al 23. Ok. Mentre ci prendiamo un periodo di fermo per le festività, che già cade in delle date un po' complicate per noi, perché grazie a Dio la gente al cinema viene, quindi sarà bello affollato. Andiamo con i nuovi abbonamenti dal 2 gennaio fino al 10. Ah, ecco. Ok. Quindi vi fermate. Ci prendiamo. Avete già esaurito tutto? No. Allora, diciamo che noi lasciamo sempre una percentuale vendibile a biglietto. L'anno scorso abbiamo avuto una grossa richiesta, tant'è che quando abbiamo aperto la campagna dei nuovi abbonamenti, il cinema ha aperto alle 4:30, alle 6 abbiamo già bloccato tutto. Quindi 7:23 e 2:10. Allora, se non ricordo male, su una sala di 374 posti, no, se non sbaglio, una settantina. Sì. Adesso arrivo a quello. Quindi nuovi abbonamenti dal 2 al 10 gennaio, ok? Poi parte la prima, che è il 12, e dal giorno della prima è vendibile tutto il calendario. Quindi se una persona vuole acquistare biglietti singoli, anche, può fare anche tutto il calendario, questo non glielo possiamo vietare. Però dal 12 qualsiasi data... Ma non può farlo, perché noi lo blocchiamo prima, perché dobbiamo lasciare vendibile a biglietto una percentuale di posti. Se no io mi venderei tutta la sala d'abbonamento, e questo non è giusto per chi magari non può permettersi un abbonamento. Non può interessare tutta la stagione, o ci può essere quello che non se lo può permettere, non lo so, qualsiasi cosa. Noi lasciamo la possibilità a chi si è interessato solamente a due date di venire il 12 e prendersi la data del 26 gennaio. Certamente che sì, però dal 12, dal momento della prima. Beh, abbiamo già chiuso gli abbonamenti, quindi... Sì. Ok. Una cosa che non so se vi modifico quando vi mando la mail... Per quanto riguarda quello che c'è scritto qua, biglietteria online, che non ne facciamo, ok, quindi andiamo a cancellarlo. È lo stesso per le prenotazioni.
Beh, telefonata per quanto riguarda informazioni, eppure c'è anche il... Sì. No, perché abbiamo una clientela che se la prende molto con calma, quindi per me è un rischio anche... Cioè, non voglio stare fino all'ultimo a dire a Mauro, no Mauro, sì, sono tutto pieno, prendere. E poi all'ultimo 10 non mi vengono e Mauro rimane a casa, certo, con i 10 posti, certo, vuoti. Non mi sembra giusto. In che senso? Quello poi non è che lo possiamo fare. Certo è che se una grossa richiesta posso farlo a titolo di cortesia di rivendere il biglietto. Semplicemente questo. Di tutto quello che c'è in giro nel panorama nazionale, è difficile con 8 titoli. So bene che il pubblico di Olbia apprezza moltissimo, diciamo, la commedia, per cui soprattutto dopo il Covid sono stata estremamente generosa. Normalmente sono conosciuta per il direttore generale triste perché invece mi piacciono molto, cioè mi piace tutto il teatro, mi piace il teatro fatto bene, non sempre la commedia è fatta a puntino. E poi diciamo ci sono degli anni in cui ci sono degli spettacoli estremamente ben fatti della commedia, altri che invece diciamo è meglio un altro tipo di teatro. Per cui queste, diciamo, sono le indicazioni che mi spingono a fare il cartellone olbiese, oltre che appunto anche relativamente agli allestimenti, perché è un teatro che comunque bisogna un po' gestirsi nell'allestimento. È fondamentalmente un cinema che fortunatamente ha un palcoscenico. Sì, sì. Allora, nell'arco di una stagione... Questo di Olbia è un... Sì, sì. Allora, noi siamo riconosciuti dal Ministero come circuito, quindi sì. Circuito vuol dire una rete di altri enti locali, di teatri dove facciamo la stagione. La bontà di, per un comune, di aderire a un circuito e al circuito è di fare un po' di economia nell'ambito in cui io non faccio venire soltanto per una recita uno spettacolo che avrebbe dei costi molto superiori e ovviamente io ho un potere d'acquisto, diciamo, migliore rispetto a chi ha soltanto un giorno da offrire. Quella è il deterrente più uno dei deterrenti. Esatto, esattamente. Molti artisti non vengono solo per un giorno, appunto, a meno che non gli paghi anche un extra. Sì, sì, esattamente, esattamente. Per cui sì, la risposta è normalmente una compagnia fa dai 3 ai 5 giorni di giro. Minimo 3, massimo possono diventare anche 7 se ci sono molte, molte richieste, oppure se metto lo spettacolo a Cagliari dove facciamo 5 repliche. Sì, a Cagliari uno spettacolo fa 5 repliche. È umile. Non sono, ci possono essere, allora a Tempio Olbia abbiamo fatto delle riunioni anche con gli assessori per capire quali fossero, per esempio non porto lo stesso spettacolo ad Arzachena, a Tempio diciamo non abbiamo lo stesso pubblico. Olbia riempiamo già. Esatto, e tra l'altro appunto non ci sono proprio possibilità di confliggere con, io posso portare... ci sono 2 spettacoli che staranno nella stagione di Tempio, ma siccome è pieno lì ed è pieno qui, non diamo fastidio a nessuno, anzi a volte aiutiamo per stare dentro lo stesso territorio. La regola vuole che
almeno la mia regola interna è di non mettere lo stesso spettacolo nello stesso territorio nell'arco dei 15-20 km, ecco. Non è più il bagaglino, è l'auditorium AMA, si chiama così ormai. Sì. Sì. Sì, sì. Per esempio ad Arzachena facciamo anche la danza perché ha un bel palcoscenico. Noi la facciamo a San Pantaleo d'estate con un bel palcoscenico. Allora, di primo livello. Li vediamo. Questo anno ci sarà una grande sorpresa, la grande danza. Ah sì? Sabri, per permettere alla gente di pagare 16 euro uno spettacolo, quanto che contenuto ma non è vero, 150. Chiedi quanto mette la regione Sardegna alla cena. Pochi, sempre pochi. Più o meno tutti mettiamo la stessa cifra. Più croce, più o meno, chi più chi meno. Prendi. 2 anni, 30. Castano mi dai 35. No, io ritengo invece che questa attività è un contributo abbastanza irrisorio. Comunque la gratuità farebbe perdere anche di valore e di livelli. Quindi devo dire che noi insomma, siamo un'amministrazione che tanti eventi li facciamo, quasi tutto facciamo a livello gratuito, basti pensare alla stagione estiva che portiamo, insomma, facciamo una grande rassegna gratuita per tutti, quindi in questo caso ci sono da coprire giustamente i costi anche di un imprenditore, quindi insomma è un piccolo sacrificio. E tu andresti a Porto Rotondo, a teatro? Pietra, no, cioè, bisogna avere il culo di pietra. Io sono venuta a vedere Trolls qualche anno fa. Ma dove? Qui a Olbia? Era bellissimo. E dove? Dopo cinema. Ah, ok. Dove facciamo la rassegna? È bello quel posto. Dentro lo scolastico. Ma te? Grazie a tutti.